Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questa mia nuova video review. Oggi voglio parlarvi di un altoparlante speaker Bluetooth della nota azienda Oki che conoscerete tutti, un pochettino differente da tutti gli altri prodotti che ho provato appunto come speaker senza fili. Ho voluto comprare questo perché mi serviva un oggettino da portare in giro e quindi ho cercato qualcosa che potesse essere potente ma nello stesso tempo economico. Le dimensioni, come vedremo adesso, sono differenti da tutti gli altri speaker che ho provato, molto più grande, molto più ingombrante e quindi necessita di un trasporto dedicato. Apriamo la scatola, vediamo subito cosa troviamo all'interno, come sempre. E allora, eccolo qui. Qua già potete farvi un'idea delle dimensioni di questo altoparlante, che non ha niente a che fare con tutti gli altri che ho provato. Allora, prendiamo subito il cellophane. Allora, ecco qui. Tanto lo mettiamo qui, il peso è abbastanza consistente, saremo superiore al chilo. Poi all'interno della scatola troviamo le solite cose, ovvero il cavo di alimentazione USB, due moschettoni, una cinghia e un cavo 3,5 mm per collegare a dispositivi che sono sprovvisti di Bluetooth. Allora, parliamo invece direttamente del nostro altoparlante, spostiamo tutto quello che non ci serve. Ok, e allora, come potete vedere, le dimensioni sono abbastanza generose, il design comunque non è male, devo dire, è tutto in plastica, ma in quella sorta di plastica gommata, quindi al tatto è veramente molto bello. La cinghia in similpelle sopra, molto molto resistente. Queste gomme circolari, dove qua troviamo il logo dell'azienda. E allora, il cuore dell'altoparlante è diviso in due, ovvero da questa parte troviamo i comandi dove potremo pilotarlo tutto, ovvero l'ingresso AUX, l'ingresso del micro USB per ricaricarlo, la levetta che fa un po' retro che non la vedevo da tempo, del volume per aumentarlo e diminuirlo, un tastino, una levetta on off per accendere e spegnere il nostro altoparlante e i comandi per passare, cambiare traccia, mettere play pausa e poi scegliere il mode, perché praticamente oltre all'altoparlante questo è anche radio, quindi potremo scegliere se utilizzarlo come speaker o come radio. Allora, e da questa parte troviamo gli alti e da questa parte troviamo il bellissimo subwoofer. In totale dovremmo essere sugli 11 watt, almeno a detta dell'azienda. All'interno è alimentato da una batteria da 3000 mAh, quindi durerà abbastanza. Però una cosa che ho notato, come dicono anche molti altri recensori, che per ricaricare la batteria ci vuole un tantino. Io farò dei test e poi ve lo farò sapere. Allora, accendiamo subito il nostro altoparlante. Dovrebbe, ok, cercare il dispositivo da associare. Io l'associo al mio iPad. Così poi faremo partire delle musiche per provarlo. E allora effettuiamo il pairing Bluetooth. Ora dovrebbe trovarlo. Ok, Oki SKM18, il nostro altoparlante. Perfetto, questo triplo beep dice che tutto è andato per il meglio. Allora, già è partita la musica, ma noi dobbiamo mettere altro. Avevo provato un'altra cosa. Ok, aumentiamo il volume. Un secondo che aumentiamo il volume. Thank you.
There's a distance between us. It's getting hard to reach out. Haven't seen you in seasons, but all I hear is your voice. I know my. Allora, posso dirvi che l'audio è abbastanza potente, diciamo non chiarissimo, o meglio, di tutti gli altoparlanti che ho provato, questo sì è il più potente, perché qua ci troviamo, come dicevo prima, con un subwoofer molto più grande, dimensioni più generose, però posso dire che ho provato degli altoparlanti più piccoli, ma con un suono un po' più limpido. Io mi sono orientato, come dicevo prima, con questo altoparlante perché ho bisogno di qualcosa da portare all'esterno, quindi un pochettino più grande, un pochettino più potente, quindi anche se non siamo a livelli proprio di audiofili, il prodotto è veramente valido, come ho potuto provare adesso. Un'altra cosa importante, come potete vedere da questa parte, ci sono praticamente questa sorta di piedini, perché ci consentiranno di posizionare l'altoparlante su magari su un mobile, su qualche cosa, per far sì che il subwoofer utilizzi il piano d'appoggio come cassa armonica, quindi per pompare ancora di più. Allora, possiamo provare noi l'ultima cosa, ovvero la radio, vediamo se si accende così. Perfetto, ho sbagliato, ecco qui. Tasto originale per un evento in Trump e Putin. Okay. Sono disperse fra loro due. Dabbi Radio. Sono le 16:01. Allora, la radio si sente abbastanza bene, consideriamo che non ha antenna, quindi avrà un'antenna interna. I tasti praticamente funzionano in questo modo. Qui praticamente cerchiamo la stazione manualmente, invece pigiando il play pause, praticamente l'altoparlante cercherà la stazione migliore fino a quando noi non troveremo quella che ci interessa, dovremmo pigiarlo nuovamente per fermarci alla stazione che a noi interessa. Allora, la funzione radio, diciamo, io non la cercavo, non mi interessava, però è un valore aggiunto, cioè se magari qualcuno non ha con sé uno smartphone o un tablet da cui a collegarlo per sentire degli MP3 o della musica, può tranquillamente utilizzarlo per la radio. Allora, l'ultimo fattore importante è il prezzo. Allora, il prezzo, questo su Amazon, vi metterò il link in descrizione, ha un prezzo, diciamo, di listino di 34,99 se non erro. Io l'ho preso con un'offerta lampo, era 23,99, però fortunatamente avevo un buono da poter utilizzare su Amazon, quindi avevo avuto l'ulteriore sconto di 5 euro, quindi mi è costato 18,99 euro. Quindi ditemi che ho fatto un affaraccio, perché anzi un affarone. Perché vi ripeto, l'altoparlante è valido, è molto bello sia esteticamente che a livello di materiali costruttivi. Il suono pompa, quindi cercavo proprio questo prodotto, e la ciliegina sulla torta appunto è stato il prezzo veramente ridicolo. Però ritornando a noi, se appunto cercate un altoparlante da portare in giro, magari siete in una villetta, in una casa all'esterno, per fare un po' di baldoria, vi consiglio senza dubbio questo modello dell'Aukey, l'SKM18. Io come sempre vi ringrazio di aver visto il video e vi rimando alla prossima recensione. Ciao.